Ciao a tutti ragazzi, sono Pezco e oggi sono tornato con un nuovissimo video che mi è stato richiesto da voi, perché mi avete chiesto di fare un video sulle moto di GTA 5. Ok, ora mi trovo nel garage di Trevor, dove ho queste tre moto. Come potete vedere, questa qui verde, molto bella. Guardate questa verde, che scarichi fantastici, come questa qui, che secondo me queste due assomigliano a una Ducati. Secondo me sì, credo di sì. E poi c'è questa qui, che è anche questa davvero spettacolare. Guardate, a me mi piacciono molto i colori di questa moto. Guardate poi lo stile quello da corsa è davvero unico. Ok, ora vi farò vedere le altre moto. Ok, usciamo dal garage di Trevor e mi dirigo al garage di Michael. Ah, prima vi farò vedere questa qui, che è l'altra moto che ho trovato. Anche questa molto bella, guardate, sì Michael, Trevor, guardate quanto è bello con la barba lunga e sto caschetto davvero sexy. Ok, cambiamo personaggio, passiamo a Michael. Così vi farò vedere le moto che restano. Spero di stare subito vicino al mio garage, in modo da fare subito. Ok, ah, mi trovo proprio qui. Perfetto, entriamo subito nel garage. Le moto ci ho messo un pochino di più a trovarle, a differenza delle auto, non so perché, tranne per la Sanchez, che l'ho trovata subito perché si trova in cima al monte più alto di GTA. Ok, sono nel garage. Come potete vedere, questa fantastica vespetta col sellino zebrato, davvero davvero unica, posso dire. Poi abbiamo la Sanchez, come ho detto prima, è molto facile da trovare. Credo che la Sanchez sia una delle moto più belle del gioco. E poi c'è questa qui, che è la moto che vi ho fatto vedere prima, solo che l'ho modificata. Guardate, davvero bellissima, perché questa è la mia moto stile unico, cioè solo questa la trovate così, perché è fatta da me, in tutta nera carbonio con questa striscia blu e cerchi bianchi, davvero bellissima. Poi vabbè, nel garage ho anche questa macchina bella, questo colore blu con le strisce in carbonio. Va bene ragazzi, vi ho fatto vedere le moto più belle di GTA 5. Mi raccomando, se vi piace il mio video, fatelo vedere agli amici, iscrivetevi al mio canale, visitate la mia pagina Facebook. Per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti, qualsiasi domanda. Mi raccomando, non esitate a fare domande. Ok, ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.